Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente sono tornata per consigliarvi altre 5 serie TV Netflix da vedere questo autunno. Tra l'altro so che questa tipologia di video è una delle vostre preferite e in realtà è anche una delle mie, perché in questo modo riesco a vedere un sacco di serie TV nuove e tra l'altro leggendo anche i vostri commenti capisco quelle che vi sono piaciute di più, quelle che non vi sono piaciute affatto. Insomma, mi piace molto sapere anche il vostro parere in merito alle serie TV che vi consiglio e in generale se avete qualche serie TV da consigliarmi, scrivetemela sempre nei commenti perché vi leggo tutti, lascio sempre un pollice in su o un cuoricino. Comunque direi di iniziare subito, prima però di andare al video, come sempre non dimenticarti di iscriverti al canale, di cliccare sulla campanellina per non perderti nessun video e seguimi anche su Instagram, mi trovi come Giulia Mineo, con doppio G all'inizio. Direi di iniziare subito con una delle serie TV che ha riscosso più successo nell'ultimo periodo e sto parlando di Squid Game. Sicuramente ne avrete già sentito parlare e probabilmente la maggior parte di voi l'avrà anche già vista. Comunque è una serie TV coreana, il protagonista è Sang Gi-han. Ovviamente non so se l'ho pronunciato bene, anche perché il coreano purtroppo non lo so. Comunque lo chiameremo Gi-han, che è letteralmente sommerso dai debiti e un giorno viene fermato da uno sconosciuto e viene invitato a partecipare ad un gioco con un montepremi di non so quanti miliardi di won, comunque parecchi soldi, e ovviamente Gi-han accetta e partecipa a questi giochi con altri concorrenti. L'unica cosa è che questi giochi sono un po' particolari. Ecco, ovviamente non farò spoiler come in ogni video dove vi consiglio serie TV, però questi giochi sono molto particolari. Diciamo che lo stile è un po' quello di Alice in Borderland. Sono due trame differenti, però come stile, come serie TV, se vi è piaciuta Alice, vi piacerà anche Squid Game. Molti l'hanno criticata per scene un po' violente e cruente. A me personalmente non danno fastidio, però ovviamente ci possono essere persone a cui dà fastidio e quindi se non vi piacciono quelle scene così, insomma, ve la sconsiglio. Però se avete già visto Alice, ovviamente vi consiglio Squid Game, non potete non vederla. Un'altra serie TV è Tenebre e Ossa, che dal titolo sembra chissà che cosa, sembra una serie TV horror, in realtà non è così, è una serie TV fantasy, la cui protagonista, Alina Starkov, è una giovane guerriera che scopre di avere un potere veramente molto speciale, in grado di salvare il mondo da una faglia oscura. Ovviamente cerco sempre di non farvi spoiler, quindi devo cercare anche di capire quello che fanno vedere nel trailer e quello che non fanno vedere. Comunque questa faglia oscura divide due terre e insomma Alina avrà il potere giusto per sconfiggere questa faglia. Ovviamente non vado oltre, ve la consiglio molto, tra l'altro è uscita da poco anche la seconda stagione che sto attualmente vedendo e mi piace sempre di più. Terza serie TV che vi straconsiglio è The Good Doctor. Io tra l'altro mi sono affezionata al protagonista Sean Murphy, che è lo stesso attore tra l'altro che interpreta il bambino della fabbrica di cioccolato. Comunque Sean Murphy è uno specializzando in chirurgia diverso dagli altri, perché Sean è un autistico con anche una sindrome di Savan, non so se si pronuncia così. Comunque questa sindrome gli permette di avere delle intuizioni geniali che una persona comune non avrebbe, quindi è molto bravo nel suo campo e come serie TV mi piace molto, mi piace anche il genere, un po' come Grey's Anatomy e le serie TV di questo genere. Comunque è molto bella, ve la straconsiglio. Le stagioni sono un po' lunghe perché sono composte da 18 episodi, più o meno 18-20 episodi, quindi è da vedere con calma un po' alla volta, però è veramente bella e fidatevi, vi affezionerete al protagonista. Questa serie TV è una nuova uscita che non potete non vedere e si chiama Il codice da un miliardo di dollari. È ambientata nei primi anni 90 e il protagonista Carsten Schuter è un artista digitale che è alla ricerca di un programmatore software per ideare la sua idea geniale. Ovviamente poi trova questo programmatore e la sua idea consisteva in un software capace di permettere agli utenti di visitare qualunque posto del mondo.
E io so che ora vi verrà in mente Google Earth, ma non si sta parlando di Google Earth perché questo progetto prenderà nome di Terra Vision. E sì, ci saranno delle cose collegate a Google Earth. Ovviamente non posso farvi spoiler, ma Google è stato veramente molto furbo. Ovviamente non aggiungo altro. Comunque, guardatevi questa serie TV, è un po' diversa dal solito. Parla appunto di tutto questo progetto. Insomma, deve piacere l'argomento. A me è piaciuta molto, infatti, ve la straconsiglio. L'ultima delle 5 serie TV che vi consiglio è molto dolce e sto parlando di Bake Squad. In questo programma ci sono quattro pasticceri professionisti ed ognuno di loro dovrà preparare una torta sotto commissione di un cliente, il quale sceglierà soltanto una delle quattro torte preparate. A me piace moltissimo, fanno delle creazioni assurde, poi a me piace il tema pasticceria, quindi io ero incollata allo schermo, ho finito la serie TV in 2 giorni. E quindi se vi piace il tema e se vorrete alzare la glicemia, potete guardare questa serie TV. Queste qui erano tutte e 5 le serie TV Netflix da vedere questo autunno. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti quale tra queste 5 è la vostra preferita e soprattutto se avete qualche altra serie TV da consigliarmi. Io spero quindi che il video vi sia piaciuto, se fosse così lasciatemi un piccolo like, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao!